Uè, testa di cazzo, chi è che abbiamo preso? Chi è che abbiamo preso? Per quanto l'abbiamo preso? Cosa? Circa 25 milioni. Agnelli cos'è? Spilorcio? Marotta non spende soldi? Oh, testa di cazzo, mi fate girare le palle in una maniera impressionante. Gli stessi che criticavano la società che non spendeva soldi sono gli stessi che dicono 25 milioni per un terzino sono troppi. Con quei soldi ti andavi a prendere il trequartista. E poi, cos'è che dicono? Perché questo ovviamente bisogna segnarsela. Dicono... Tu vai a prendere per 25 milioni un terzino che ti arrivava a parametro zero l'anno prossimo. Anzi, peccato che lui aveva già un accordo con 25 squadre che gli davano 4 milioni di euro di ingaggio rispetto ai 2 milioni e mezzo che gli diamo noi. Perché se andava via a parametro zero, ok, tu prendevi l'inculata perché sicuramente non veniva da te, perché si sarebbe scatenato un'asta infernale che la Juventus non può competere con il City, col Paris Saint-Germain, con l'Atletico Madrid, ok? Che erano queste tre squadre che erano su Alexandro, e tu rimanevi lì senza Alexandro come un pirla perché non l'hai preso l'anno prima a 25 milioni. Sono tanti, sono pochi, lo dirà il campo questo. Di certo che per i prezzi che ci sono adesso, c'è gente che spende 30 milioni per Romagnoli, c'è gente che spende 20 milioni per Bertolacci. L'hai preso per quella cifra in prospettiva futura, dato che ha 24 anni, non è vecchio, ok? Però già ha dimostrato, e già soprattutto rispetto agli altri nomi, come terzino, ha molta, molta, molta esperienza europea e ha già fatto vedere delle cose fantastiche sia quando era al Santos sia al Porto. Quindi 25 milioni per un terzino che, da quello che si dice in giro, ok, da chi l'ha visto ogni partita e non un video su YouTube di merda, loro hanno detto che è un potenziale crack, può veramente diventare uno dei terzini più forti d'Europa. E se dimostrerà ciò, 25 milioni sono un guadagno e non una perdita, perché magari fra 2-3 anni poteva addirittura essere pagato da una società 50-60 milioni, dato che la clausola rescissoria comunque era 45. Comunque sono gli stessi che criticavano la società che non spendeva soldi, sono gli stessi che dicono, come detto prima, ha speso troppi soldi per un terzino e bla bla bla, solite puttanate. A voi siete incoerenti di merda e veramente voi non siete tifosi, voi non siete neanche clienti, non siete un cazzo, voi non siete una merda. Io veramente a volte dico, cazzo, quanto sto bene nei settimi posti, perché io bestemmiavo a vedere quelle figure di merda che facevamo, ma erano bestemmie genuine. Ma quelli di adesso che senso hanno? Che senso hanno? Stai vincendo 4 anni. Ragazzi, io non sono uno di quelli che... Perché molti mi dicono tu sei un leccaculo della società. No, assolutamente non è vero. Io, per chi mi conosce, ho criticato la società. La criticherò se si perderà, se si sbaglierà. L'ho criticata su Felipe Melo, su Diego, su Martinez. Marchisio si è rotto, colpa di Allegri, colpa dello staff tecnico e quant'altro. Ragazzi, anche qua, io ho già fatto un video e ho le palle piene di questo argomento. Io semplicemente... Ribadisco un concetto, spero che vi entri in quella testa bacata che vi ritrovate. Marchisio, come molti infortuni che abbiamo avuto quest'anno, sono dovuti al ritardo della preparazione perché, per sfortuna vostra, siamo andati in finale di Champions, dato che è quello alla fine il nocciolo della questione, è la finale di Champions League. Hai dovuto posticipare il ritiro, ok? Quindi avevi la prima partita ufficiale l'8 agosto e avevi poche settimane per preparare una partita del genere. Hai dovuto sforzare per forza, ma non è colpa di Allegri. Se volevate arrivare al campionato e prenderne 2 dall'Udinese e poi a Roma 7-8 dalla Roma, fatalità, la maggior parte di quelli che si sono un po', diciamo, rotti, ok? Sono molti di quelli che hanno tirato la baracca avanti l'anno scorso e hanno avuto problemi fisici l'anno scorso e non è un caso. Quindi Allegri, staff tecnico, non c'entra proprio un cazzo, ok? Io penso che vedremo la vera Juve, come dicevo l'anno scorso, verso metà, fine settembre, ok? Marotta ha detto delle cose su Alexandro, che domani ci saranno le visite mediche, la firma. Ha detto delle cose sul trequartista. Draxler sfumato, no ragazzi, io vi dico semplicemente una cosa, non badate, prendete le parole di Marotta con le pinze anche quelle, lui vi sta dando dei messaggi, ok? Alessandro ormai sembrava sfumato, hanno fatto un blitz lunedì, l'hanno preso, ok? Perfetto. Secondo voi viene a dire a voi Draxler, bah Draxler sì, offriamo questa cifra, questo e l'altro, così poi magari lo Schalke rilancia, ovvio che trattano sotto traccia, capite?
Comunque io resto di un'idea, che poi non mi stupirei neanche che magari a 5 giorni dalla fine del mercato questi qui ti portano a casa cozze. Ok, sono esagerato, sì, è impossibile che succeda, però Marotta mi dà molto la sensazione di essere sulle orme di Luciano Moggi. Alex, Sandro, un bel colpo, benvenuto ragazzo. Soprattutto, tecnica o meno, ma soprattutto ricordati, onora sempre la maglia, che è quello che conta. E noi ne terremo alto. Adesso ripartiamo da domenica come siamo abituati da 4 anni, cioè vincendo.